Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram. Questa sera parleremo di acqua, soprattutto ne parleremo rispetto a quella che manca e rispetto invece a quando ce n'è troppa. Sarà un po' il ponte, diciamo, tra questi due argomenti, ma sicuramente partiremo dalla stagione estiva. C'è un rischio siccità che riguarda anche la nostra regione. Ci sono ovviamente dei cambiamenti climatici che sono un macro tema, diciamo, che riguarda tutti noi e che investono anche in qualche modo questo tipo di politiche, cioè quelle hanno a che fare con l'approvvigionamento idrico, ma c'è anche una situazione un po' in ritardo della nostra regione sotto alcuni profili. Ne parleremo con due graditi ospiti. Mi fa piacere avere in studio Marco Bottino, che presiede Ambi Toscana, che è l'associazione dei consorzi di bonifica della regione. Buonasera e Buongiorno. benvenuto. E buonasera e benvenuto in collegamento a Massimo Lucchesi, che invece è segretario generale dell'autorità di distretto dell'Appennino settentrionale. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti. Allora, come dicevamo, diversi argomenti, anche perché parleremo di sensibilizzazione, ma parleremo anche proprio dei nostri fiumi, di che cosa sta intorno ai nostri fiumi. Partiamo però dal tema siccità, perché lo dicevamo anche prima all'inizio, Bottino, siamo in una sorta di paradosso, no? Noi abbiamo un rischio siccità che riguarda soprattutto le nostre campagne, alcune zone della Toscana, ma gli invasi sono pieni. Qualche giorno fa parlavamo con Perra, presidente di Publiacqua, e diceva: guardate, il bilancino è a un livello ottimale, quindi garantirà in tranquillità l'approvvigionamento idrico per tutte le zone che serve, per tutta l'estate e anche oltre. Semmai i problemi, diceva, si potrebbero verificare a ottobre, settembre-ottobre, se non piovesse abbastanza durante la stagione estiva, ma per l'estate siamo a posto. Come mai? Cosa sta Ma succedendo? mi consente di fare un paragone. Se noi avessimo un secchio, diciamo, con una cannella che si apre un quarto d'ora di giorno e quando apriamo la cannella il secchio non c'è, l'acqua va via. Se c'è il secchio, quell'acqua la possiamo recuperare. Sì, Lo se c'è il stesso. bilancino la teniamo l'acqua, se non c'è il Esatto, bilancino non la cioè, e teniamo. questo ovviamente bilancino riguarda l'idropotabile, che è una questione di sopravvivenza di tutti noi. L'acqua è una questione di sopravvivenza di tutti noi. Però c'è una grandissima, gigantesca, enorme partita che riguarda la difesa del suolo e l'agricoltura, che hanno assoluto bisogno di vedere realizzate al più presto. Ora poi l'amico Lucchesi ci dirà dettagli in più, invasi di piccole e medie dimensioni e grandi dimensioni che in altre regioni d'Italia vengono realizzati e che servono per contenere l'acqua delle piene quando arrivano, quando l'acqua meteorologica, quando piove tanto, e poi per essere rilasciata nel momento in cui diciamo, ce n'è bisogno. Siamo di fronte a una formidabile crisi dei prezzi dell'agricoltura che tutti noi conosciamo. Naturalmente molti prodotti in Toscana non vengono coltivati perché non esiste la possibilità di irrigare, molti terreni vengono abbandonati perché l'acqua non c'è, quindi questa grandissima, gigantesca scommessa noi la dobbiamo vincere nei prossimi anni. Devo dire che con la Regione Toscana abbiamo dato un segnale forte in questi mesi È stato uno rispetto a stanziamento, no? Esatto, Sì. rispetto a un PNRR che in maniera secondo me poco opportuna finanziava solo i progetti per gli impianti irrigui già esistenti. Noi, la Regione Toscana, ringrazio il Presidente Gianni e l'Assessore Saccardi di essersi fatti parte diligente di questa nostra richiesta, ha ritenuto di dover finanziare, anticipare i soldi, perché poi questi soldi gli verranno restituiti quando si faranno i progetti, per finanziare sei progetti, uno per ogni consorzio in tutta la Toscana. Naturalmente c'è un bando in corso, ci sono proposte, ma anticipo che ovviamente ci saranno progetti che verranno fatti in territori dove attualmente non c'è nemmeno una cannella. E l'esperienza dei consorzi italiani ci insegna che nel momento in cui si creano le reti irrigue, poi alla fine si espandono, perché chiaramente, vista la disponibilità d'acqua, visto che lo costruiscono, diciamo, costruisce lo Stato l'invaso della rete irrigua, poi quando si arriva al campo e l'acqua è garantita, allora quell'agricoltore non ha più le spese di mantenere il suo invaso e scavare un pozzo, e Certo. quindi quella roba lì aiuterà una agricoltura nuova e rafforzerà l'agricoltura attuale, che è composta da vite e olivo, e come dico sempre io, ovviamente questa bicultura soffre tanto la mancanza d'acqua, quindi si anticipano le
le vendemmie, non sì, si raccoglie sì, l'olio sì, se non piove. Questa è la più grande scommessa che ha il nostro settore in questo momento. Senta Lucchesi, volevo sentire anche il suo parere su questo, anche facendo una domanda, cioè mettendo in relazione i fiumi, perché questo poi in realtà ha molto a che fare con l'acqua piovana, cioè con l'acqua che arriva dall'alto, ma il discorso, come dire, la capacità di irrigazione dei nostri corsi d'acqua in Toscana, come è cambiata nel tempo e oggi a che punto è? Ma allora, intanto una premessa: noi come osservatorio permanente degli utilizzi idrici ci stiamo riunendo, diciamo, con cadenze quindicennali proprio per capire i dati e tutti i dati che provengono dal centro funzionale della regione toscana, i dati che ci sono dai gestori delle dighe per avere il quadro della situazione. E l'ultimo osservatorio che è stato fatto praticamente il 4 di maggio, ce ne sarà uno ora l'8 di giugno, ha decretato la severità idrica bassa, è il secondo livello nel grado di severità idrica, quindi nel percorso appunto che poi potrebbe arrivare anche al massimo, che appunto è quella che scattano un po' tutte le questioni dell'emergenza. E si tratta di un livello che praticamente sono ancora garantiti tutti i servizi, ma ci sono dei segnali che naturalmente ci allarmano, perché sostanzialmente, come dicevate voi, praticamente le piogge ha piovuto bene fino a dicembre, poi praticamente da gennaio, febbraio e marzo sono saltati praticamente 3 mesi importanti nelle ricariche per le precipitazioni. Faccio notare che noi siamo, sia la Toscana che la Liguria, che fa parte anche del distretto, ha tutti i corsi d'acqua a carattere torrentizio, quindi prendono acqua da acqua piovana, non da sorgenti, per cui fondamentalmente quando ci sono le precipitazioni, il tema che toccava prima anche il presidente Bottino è fondamentale, cioè noi abbiamo momenti che abbiamo abbondanza d'acqua perché appunto ci sono fenomeni meteorologici intensi e poi abbiamo momenti di siccità, quindi il tema è come quest'acqua poi e nei momenti che serve la stocchiamo e la mettiamo in riserva quando poi piove. E quindi questo è il tema delle invasi. Senta, posso dire solo una cosa al volo rispetto a quanto diceva, così poi chiudiamo anche un attimo il discorso. Al momento non siamo nella fase in cui ancora si possono prevedere razionamenti d'acqua o dobbiamo mettere in campo autobotti, però il rischio esiste, cioè è un'eventualità anche nella nostra Toscana, che sappiamo ad esempio sull'approvvigionamento idrico dell'acqua potabile ha fatto anche tanti investimenti negli anni, almeno nella zona della Toscana centrale, ma insomma poi se manca la fonte primaria, come dire, diventa difficile, no? Allora, come diceva lei, gli invasi principali, quindi Bilancino, Monte d'Olio, la diga di Levano, eccetera, sono al massimo della capienza, perché fortunatamente le piogge del fine aprile, primi di maggio, hanno consentito appunto lo stoccaggio, per cui dal punto di vista del potabile, per esempio per la zona di Firenze, l'estate molto probabilmente è tranquilla dal punto di vista dell'idropotabile. Problematiche molto probabilmente ci possono essere in alcune zone dove appunto non ci sono invasi, e in quelle falde che sono quelle costiere che generalmente tutti gli anni hanno qualche problema di ricarica, ma quest'anno in particolare proprio perché le acque superficiali sono mancate e quindi l'infiltrazione verso queste falde sono state scarse. Dal punto di vista dell'emergenza è chiaro che stiamo monitorando tutti i dati. L'8 di giugno, come dicevo prima, ci sarà un ulteriore osservatorio. In base a questi dati appunto si capisce se poi è da mettere in campo azioni che possono portare a un uso ridotto di certe derivazioni, di certe prese d'acqua, e appunto a mettere in piedi tutta una serie di attività che consentano di razionalizzare appunto e di non sprecare l'acqua. Allora, fermi un attimo perché poi dopo tanto voglio richiamarle in causa anche su un altro paio di argomenti. Passo a Bottino, perché poi appunto qui c'è il tema dell'emergenza per l'estate, il rischio siccità, ma noi, ahi noi, in Toscana conosciamo bene anche invece quando di acqua ce n'è troppa e non viene, si creano le alluvioni o soprattutto fenomeni meteorologici che hanno cambiato completamente anche
come dire, la capacità dei nostri fiumi da una parte, dei nostri argini, ma anche poi delle casse d'espansione, di ciò che sta intorno ai nostri fiumi, di accogliere eventuali situazioni di questo tipo. Allora, io voglio fare una domanda molto, molto schietta e diretta. Rispetto alle altre regioni, anche alle regioni più virtuose, la Toscana come è messa da questo punto di vista? Cioè avere quella capacità di tenere in equilibrio da una parte la mancanza d'acqua, ma in parte ne abbiamo parlato con quello che c'è attualmente in campo e quello che dobbiamo recuperare sul terreno, e dall'altra invece gestire quando ci sono situazioni meteorologiche che ci pongono in difficoltà. Ma guardi, io credo che la Toscana sia in Italia sotto questo aspetto leader. Abbiamo analizzato gli invasi, che ovviamente hanno uno scopo duplice, che è quello di invasare l'acqua per poi distribuirla, ma potremmo mappare la Toscana con i tanti impianti idraulici, casse d'espansione e quant'altro che sono stati costruiti nel corso degli anni, che sono in costruzione e di cui è programmata la costruzione. Ovviamente siamo molto avanti rispetto ad altre regioni. Siamo molto avanti dal punto di vista della lotta contro il dissesto idrogeologico. Ogni anno i consorzi investono circa 80 milioni, siamo con una cifra di 30-40 milioni della regione, siamo sui 120 milioni di euro l'anno di manutenzione ordinaria barra straordinaria. Poi dopo c'è la costruzione delle grandi opere, quindi casse d'espansione, briglie, dighe e quant'altro. Noi siamo molto avanti, ci sono fenomeni come il cuneo salino che vengono combattuti in maniera molto forte. Il cuneo salino è semplicemente l'acqua del mare che si infiltra nella falda e la inquina in modo tale da non renderla utilizzabile per nessuna funzione né idropotabile né agricola. Quindi questo è un tema che sulla fascia costiera è assai presente. Devo dire che, se posso permettermi, fare due esempi. Allora, noi abbiamo a pochi chilometri di distanza, da qui c'è Prato, che ha un problema in una zona particolare dove la fine delle imprese tessili, così come noi conosciamo, sta creando una risalita della falda tale che se uno ha costruito una villetta negli anni 70 e ci ha fatto il garage o la taverna, adesso ha problemi dal punto di vista dell'infiltrazione d'acqua, perché c'è troppa acqua. Perché prima dalla falda gli impianti tessili attingevano. Esatto, e quindi la falda rimaneva sotto un certo livello. A pochi chilometri di distanza, nella piana fiorentina, se si vuole fare irrigazione nei campi, si scava pozzi fino a 60, 70, 80, 100 metri. Quindi questi sono, è un paradosso. A distanza di pochi chilometri. Quindi, in teoria uno potrebbe dire, ma perché non la pigliate di qua e la portate là? Ecco, c'è qui però tutto il ragionamento irriguo che noi vogliamo mettere in campo nel corso degli anni. Un altro paradosso della nostra regione, questa è una cosa che Ambi Toscana dice da anni, è che abbiamo un grande invaso, Monte d'Oglio, costruito con i soldi dell'agricoltura, sviluppato e mantenuto con i soldi dell'agricoltura, che pratica agli agricoltori prezzi di mercato dell'acqua, cioè fa pagare agli agricoltori l'acqua esattamente quanto la si paga noi dalla cannella di casa. E questo ovviamente non è un qualcosa che è più sostenibile. Stiamo interessando le regioni Toscana e Umbria, lo stiamo dicendo a molti questa cosa. È una cosa che non è più sostenibile, anche perché se c'è acqua in quantità a prezzi economici, intanto l'agricoltura la restituisce alla falda e quindi si ripasce la falda, e poi migliora ovviamente il rapporto qualità-prezzo delle coltivazioni. Quindi questi sono due paradossi toscani in un panorama però assolutamente virtuoso, di eccellenza dal punto di vista della lotta al dissesto idrogeologico. Lucchesi, le giro la domanda anche a lei, anche per sapere come stanno da questo punto di vista i nostri fiumi in particolare, però le voglio chiedere anche questo, anche a livello di sensibilità, perché insomma il consorzio di bonifica ad esempio ha in corso anche tanti progetti che sono mirati anche a cambiare un po' l'immagine, che ovviamente storicamente il consorzio ha per quello che era, come dire, il motivo della sua nascita, in qualche modo della genesi, ma oggi si occupa di molte cose che sono diverse rispetto alla bonifica, no? Ovviamente, però c'è un tema culturale, cioè nei cittadini in generale, di necessaria presa in carico di questo tipo di risorsa, che fino a un po' di anni fa si dava molto per scontato e non creava particolari problemi né particolari opportunità. Oggi invece il rapporto deve cambiare anche a livello di cittadinanza. Tra l'altro, proprio in questo senso, domani, se non sbaglio, insomma, avete messo in piedi anche un momento di sensibilizzazione per le scuole alle cascine. Ce ne vuole parlare?
Sì, allora intanto la prima domanda, come stanno i nostri corsi d'acqua? Credo il Presidente Bottino ha accennato al fatto che siamo una delle regioni più, diciamo, in linea con quelle che sono le pianificazioni e la realizzazione di opere dal punto di vista anche delle alluvioni, e quindi casse di espansione, sistemi di contenimento delle piene e di gestione delle piene. E questo lo posso dire perché abbiamo nel distretto abbiamo la Liguria e la Toscana, che sono due realtà molto virtuose rispetto al panorama italiano. Naturalmente ci sono situazioni molto differenziate, ma penso per esempio alla parte del sud dell'Italia, che invece, diciamo, dal punto di vista delle risorse hanno molte risorse, ma i progetti in campo sono pochissimi. Dal punto di vista del tema, diceva, della sensibilizzazione, noi domani abbiamo un'iniziativa che l'autorità fa da 10 anni, ma che è simile a quella che fanno anche i consorzi nell'ambito della loro attività, anche della settimana della bonifica. Sono iniziative che noi abbiamo sviluppato con le scuole, praticamente che i nostri tecnici portano in qualche lezione in classe. Fino ad ora l'abbiamo fatta anche in videoconferenza, ma insomma abbiamo ripreso ora in presenza, diciamo, tutte le notizie che riguardano i corsi d'acqua dal punto di vista, appunto, specifico delle alluvioni, la risorsa acqua, ma soprattutto anche la storia e gli aspetti, diciamo, anche dell'utilizzo del corso d'acqua, che non va più visto come un retro cittadino, ma va visto come una risorsa che, appunto, attraverso una città è un fiume, con tutte le pericolosità di un fiume, ma può essere vissuto e soprattutto capito dal punto di vista anche ambientale. E questo è un tema, appunto, che domani, in questi giorni, domani appunto abbiamo questa iniziativa, ma che poi viene ripresa anche dal contratto di fiume dell'Arno. Accennava prima il Presidente Bottino proprio a questa cosa. C'è un lavoro intenso anche con i consorzi, proprio con i 3 consorzi di riferimento sull'Arno, perché portiamo avanti un'iniziativa che molto probabilmente forse è unica in Italia. Si prende un'asta intera, un corso d'acqua, il fiume Arno è il 4º fiume d'Italia, e si fa questa esperienza del contratto di fiume, diviso per tratti, ma che ha un denominatore comune, che è proprio il patto per l'Arno, in cui vengono coniugate un po' tutte queste questioni, le pericolosità, l'uso della risorsa, la fruibilità, la storia. Il Presidente Bottino ci ha ricordato in varie riunioni cosa veniva praticamente sull'Arno nella parte centrale, la navigabilità, i barcaioli, eccetera, eccetera, tutta la storia. E quindi c'è un elemento, come dire, di conoscenza, di sensibilizzazione, che deve portare anche ai cittadini a capire cos'è un fiume, come va salvaguardato e come va vissuto anche dal punto di vista proprio della vita all'aria aperta. Allora, arriviamoci a questo, Bottino, anche con lei. Intanto, partendo proprio dal tema della sensibilizzazione, domani ci sarete anche voi alle Cascine, al Parco delle Cascine, nei pressi del Piazzale del Re, alle 9:30, sì, anche chi insomma volesse passare di lì può dare un occhio. Per dire che cosa, ragazzi, cioè, che cosa gli direte? Intanto per insegnare che un corso d'acqua non è un qualcosa di morto, ma è qualcosa di molto vivo. Per insegnare una cosa che noi abbiamo dimenticato, che intorno al fiume e all'acqua si sono sviluppate tutte le società, e che se Firenze è Firenze lo deve all'Arno. Ce ne siamo dimenticati. Devo dire però, con grande ottimismo e con grande entusiasmo, che negli ultimi anni, rispetto a una trascuratezza storica che il nostro fiume ha avuto sia nella manutenzione che nell'attenzione, stiamo riscontrando una, come posso dire, enorme, feroce, intensa attenzione sul corso d'acqua. Mentre prima dovevamo stimolare, adesso dobbiamo frenare. Si pensi alla percorrenza degli argini, no? Si percorre un argine e se prima non lo si poteva fare perché c'era l'erba alta 2 metri, magari durante tutta la stagione estiva, adesso che l'erba è tagliata, però se c'è un bicchiere di plastica lo si vuole elevato. Certo. Se si ragiona della navigabilità, prima c'era storicamente solo i canottieri, adesso abbiamo i renaioli, abbiamo il rafting, abbiamo tante realtà che si organizzano indipendentemente da quello che fanno le pubbliche amministrazioni. Questo oggi ci pone un problema, e il contratto di fiume nel nostro tratto si occuperà di questo. Colgo l'occasione per ringraziare Massimo Lucchesi di aver
messo faccia, energie e entusiasmo in questa cosa, trasformando l'autorità di distretto in qualcosa che è molto più vicino al nostro livello rispetto all'ente solo pianificatorio che avevamo conosciuto. Quindi il problema di avere una formidabile pressione sui corsi d'acqua, si va dalla richiesta di mettere piscine in Arno, pedalò, di ovviamente avere attrezzato tutte le parti dei fiumi con piste ciclabili, cioè quindi io vedo in positivo il frutto di un lavoro intenso di regione, consorzio e comuni, che adesso ci pone il problema di parlare alle persone che si sono affezionate a quel tratto di città, che spesso resta uno dei pochi tratti di città dove c'è assoluta libertà. Se posso consigliare un itinerario a chi ci guarda, consiglio di partire dal Ponte alla Vittoria e andare fino al Parco Renai, poi tornando indietro si attraversa la nuova passerella pedonale tra Badia Settimo, tra Sant'Antonino e Badia Settimo, e sostanzialmente si fanno 23 chilometri senza mai pestare un pezzo d'asfalto. Queste sono opportunità che fino a 6, 7, 8 anni fa non c'erano e che sono il frutto di un lavoro, ma di un lavoro è dato anche dallo stimolo che i portatori di interessi e i cittadini ci hanno dato nel prendersi sempre maggior cura dei nostri fiumi. Senta Lucchesi, voglio chiedergli un'ultima cosa, siamo quasi in chiusura, ma una domanda volevo fargliela proprio rispetto a questo tema. Qual è la vocazione? Allora, noi abbiamo capito, le istanze sono tante, i cittadini vogliono riappropriarsene, come dire, per viverlo anche banalmente con una passeggiata, insomma, o per farci magari un aperitivo a bordo fiume. Ci sono le associazioni che vogliono farci magari le attività sportive, ci sono quelle che vogliono farci attività culturali o ricreative, insomma, però c'è sicuramente una funzione che ha a che fare invece con l'approvvigionamento idrico e con l'irrigazione. Magari un domani ci sarà una funzione, magari di questo dopo chiedo anche a Bottino, idroelettrica, che sui nostri fiumi possiamo ritrovare con dei progetti, mi pare, insomma, anche su questo la Regione Toscana abbia messo in campo qualcosa. Qual è la funzione, allora viene da chiedersi, dei nostri fiumi, di quelli più grandi ma anche di quelli più piccoli, visto che poi alla fine, come diceva Bottino, il fiume è vivo e spesso intorno ai fiumi sono nate le città, i paesi, abbiamo sviluppato i nostri territori. Oggi è ancora così, hanno ancora una funzione vitale a 360 gradi, o dobbiamo, come dire, racchiudere delle vocazioni per cercare di non disperdere il valore poi? No, io la rispondo dicendo che in teoria qualsiasi attività può essere presa in considerazione, purché si rispetti tutta una serie di questioni che sono proprio all'interno dei nostri piani. Cioè, le faccio un esempio: se qualche comunità ha intenzione di fare delle attività sul corso d'acqua, e possibili magari anche per certi periodi dell'anno, la cosa fondamentale è che questa attività non impatti negativamente, per esempio, sulla qualità delle acque. Certo. Perché noi ci siamo impegnati con questo piano, con l'Unione Europea, perché una buona parte di tutti i corsi d'acqua della Toscana al 2027 devono raggiungere un livello qualitativo buono, che in termini di classificazione significa ritrovare all'interno del corso d'acqua, dal punto di vista chimico ed ecologico, trovarci dei parametri che ci confortino in questo senso. Quindi se mi dice ci mettiamo un'attività che poi scarica nel corso d'acqua delle cose che appunto peggiorano questo quadro, naturalmente queste sono incompatibili. Ci sono attività tipo il canottaggio, ci sono le piccole situazioni in cui questa cosa non comporta fenomeni di questa cosa. Poi l'altro elemento fondamentale da parte nostra è che si tenga conto che è un corso d'acqua a carattere torrentizio. Quindi in qualsiasi momento, speriamo mai, ma possono venire appunto eventi particolari, e quindi anche queste attività devono essere, come dire, improntate al fatto che in determinati momenti le attrezzature si devono levare dal corso d'acqua, se ci sono attrezzature, e anche nelle vicinanze del corso d'acqua non ci si va. Tutto il resto va vagliato rispetto a questo criterio. Io credo la suggestione fondamentale è, e questo il Presidente Bottino l'ha presente, perché mi sembra in tutti i contatti che abbiamo avuto ha sempre rimarcato questo aspetto, pensiamo la valenza di vedere Firenze dall'Arno. Io credo che questi stranieri che vengono in Italia e che sono abituati a vedere Firenze dalle sponde, se la vedono dalla spiaggia o la vedono da una barca che praticamente attraversa Remi, zona centrale, credo io, almeno a me mi dà un fascino particolare, vedere l'Uffizi dall'Arno è,
è qualcosa di spettacolare. Quindi l'idea è appunto di riappropriarci di questi spazi, ma con queste caratteristiche. Sì, è chiaro. È chiarissimo. Senta Bottino, in ultimo lascio a lei, a parte volevo chiederle sul discorso dell'idroelettrico, perché insomma mi sembra che anche questa sia una frontiera, ma anche quello mi dà il là proprio per fare una domanda più ampia, sarebbe molto ampia, le chiedo di essere molto rapido, però sulla qualità effettivamente dei nostri corsi d'acqua, nel senso oggi la sfida è ambientale, no? A 360 gradi, e non riguarda questo soltanto la capacità di recupero, ad esempio delle acque, ne abbiamo parlato, che è comunque un tema di sostenibilità ambientale molto molto ampio, ma è anche una questione di che cosa trasportano i nostri fiumi, no? In termini di rifiuti, di inquinamento, sappiamo che da lì passa tanta della plastica, anche su questo ci sono stati tanti progetti, insomma questa è la nuova frontiera anche nella gestione dei nostri corsi d'acqua. Assolutamente, no? Noi diciamo, ci sentiamo di dire che nel corso degli anni la manutenzione dei corsi d'acqua si è connotata sempre di più dal punto di vista ambientale, quindi quella che noi chiamiamo manutenzione gentile adesso è patrimonio di tutti i consorzi toscani, quindi i fiumi sono rinaturalizzati, fiumi che spesso e volentieri erano brutalizzati dagli esseri umani. I fiumi sono anche fonte di energia, l'esperienza che stanno facendo a Firenze adesso con la creazione di 13 briglie con 13 impianti di minimo idroelettrico è un'esperienza. Per quanto riguarda le plastiche, io credo che ci sono diversi esperimenti a Pisa, a Firenze, di recupero di plastica in anno, ma il primo esperimento lo si deve fare entrando nella testa di chi pensa di buttare un bicchiere di plastica all'anno e poi il giorno dopo magari andare a manifestare contro l'inquinamento da plastica. Infine volevo fare un appello banale, no? Inviterei i nostri amministratori pubblici, sindaci, presidenti di regione, assessori a essere più dinamici nel rappresentare questo modello, perché guardate, io giro un po' l'Italia, oggettivamente come la Toscana c'è poca roba, vedo regioni che fanno molto meno di noi e lo rappresentano molto di più. Quindi essere un po' meno toscani e un po' più nazionali nel rivendicare il gigantesco, grande, enorme lavoro che noi abbiamo fatto in questi ultimi 10 anni. Sì. Mettere nell'agenda che questo della lotta al dissesto idrogeologico, la manutenzione dei fiumi e l'ambiente sono qualcosa che non sono più da rivendicare, ragionare, sono cose che vanno rivendicate come lavoro fatto, e siccome il lavoro fatto l'hanno fatto con consorzi di bonifica, ma spesso e volentieri l'hanno fatto con finanziamenti regionali e con l'appoggio dei comuni, credo che un amico stamattina mi diceva, ma insomma noi dovremmo imparare da altre città europee, io invece penso che altre città europee dovrebbero imparare da Firenze, siamo un po', diciamo, mi permetto di dire, come la Salernitana, cioè abbiamo alle spalle una stagione disastrosa, però che abbiamo riscattato in maniera incredibile. È troppo facile essere parigini e da centinaia di anni vivere la Senna. Più difficile è stato essere fiorentini o toscani e trasformare come abbiamo fatto i nostri corsi d'acqua. Quindi coraggio, forza, voglia di rivendicare, considerare questo settore come un settore primario, sapendo che alle spalle l'autorità di distretto, il consorzio di bonifica sono, diciamo, partner assolutamente affidabili, l'autorità con il ministero, il rappresentante di governo, consorzi sono dei buoni soldatini che fanno il loro mestiere e continueranno a farlo con molto entusiasmo. Va bene, speriamo arrivi anche il messaggio, come dire, sul distribuire e raccontare il nostro modello toscano anche fuori dalla nostra regione. Su questo forse possiamo imparare qualcosa dall'estero. Sono più bravi a raccontare e a pubblicizzare ciò che di buono fanno. Su questo magari qualcosa possiamo imparare, perché sul modello invece ci siamo, l'abbiamo capito anche oggi. Grazie mille a Massimo Lucchesi e a Marco Bottino per essere stati con noi. Grazie a entrambi. Grazie a tutti. Naturalmente del consorzio di bonifica torneremo a parlare anche prossimamente. Intanto abbiamo aperto una parentesi doverosa e necessaria, vedremo come andrà l'estate. Per adesso con Telegram ci fermiamo, comunque naturalmente ci vediamo domani. Buonasera a tutti.